Arriverà a breve in Consiglio Comunale una delibera che aumenterà l'IRPEF. L'approvazione dell'aumento delle tasse comunali deve passare attraverso il civico consesso. La Lega ha già dichiarato che non voterà il provvedimento dell'amministrazione comunale. In un momento di difficoltà economiche, non solo a causa della guerra, ma anche dell'aumento vertiginoso delle utenze luce e gas che influiranno negativamente anche sulle casse del comune, abbiamo preso atto che è intenzione dell'amministrazione Gambino e quindi del Movimento 5 Stelle aumentare l'addizionale IRPEF portando al massimo l'aliquota. Vuol dire aumentare le tasse comunali, vuol dire mettere le mani nelle tasche dei cittadini ed utilizzare i sistemi come bancomat. La Lega dice no fortemente a questo aumento scellerato della tassa comunale, la Lega si opporrà perché da una parte il Movimento 5 Stelle, invece di pensare a tagliare le spese, ad effettuare tagli, che cosa vuole fare? Vuole aumentare a 9 il numero degli assessori, aumentando quindi le uscite del comune, maggiori spese. Dall'altra parte vuole fare pagare il prezzo ai nisseni, aumentando le tasse comunali. La Lega dice no e alzerà delle barricate.